Salve a tutti, ed eccoci al nostro video 2 di questo canale, il mio quinto canale. Invito a vedere il video di presentazione per capire perché il quinto canale. Ad ogni modo, questo è un video simpatico, penso che faccio, come avete visto dall'opening, diciamo, apertura, ho tirato lo sciaccone del gabinetto, diciamo così, perché. Sì, quindi avete sentito il bel rumore che si sente sempre ogni volta lo tiriamo. Perché ora ho mostrato questa cosa? Perché, come diciamo, disse una volta il mio grande professore di estetica, perché io sono laureato in filosofia, ovviamente, appunto, se ho seguito molti corsi in filosofia, essendo di laurea in filosofia. Ad ogni modo, come disse il mio grande professore di estetica, non so se qualcuno lo conosce, Leonardo Di Staso, che comunque è anche molto conosciuto anche a livello internazionale. Comunque, come disse il mitico professore di estetica Leonardo Di Staso, a un certo punto, parlando in una lezione, se non erro, su Duchamp, sulla funzione di certi oggetti dell'Art Nouveau, quindi parlando dell'Art Nouveau in generale, disse, ovviamente non ricordo esattamente le parole, ma comunque disse: sì, io a volte quando vado, diciamo, nel bagno, tiro lo sciaccone non solo per la funzione sua specifica, che è appunto quella di pulire ovviamente le nostre feci, ma anche per andare a mandare a quel paese, diciamo, le persone quando mi stanno un po' sulle scatole e queste cose qui. Quando tiriamo lo sciaccone sentite il bel rumore e quindi le possiamo anche mandare a quel paese in questo modo. Ora io utilizzo dei termini nobili. Appunto, qui non so se è un problema con YouTube, non lo so, non ho mai fatto video di questi tipi in italiano, eccetera, a parlare proprio. Quindi, però ovviamente, se non erro, utilizzo anche termini più coloriti. Sì, e quindi ricordatevi che in base a questa grande lezione del professore mio di estetica, il grande Leonardo Di Staso, cioè spero che vi possa essere utile questa frase, appunto perché. E quindi ricordatevi che la funzione dello sciaccone non è soltanto quella sua specifica, ma voi potete utilizzarlo, se vi va, spero di sì, al posto di metodi consoni, anche per quest'ulteriore funzione che effettivamente mi sembra veramente un'altra grande funzione. Ciao e alla prossima, vi ricordo i miei video, innanzitutto se vi è piaciuto, se avete riso un po', non lo so perché se ho questo forte senso dell'umorismo. Ad ogni modo, vi invito a vedere i miei canali principali, che sono il mio canale principale, che è il canale Tastiera. Ne ho parlato già nel video di presentazione, però ve li riporto anche qui. E poi ci sono anche altri due canali, però meno, diciamo, importanti. L'importante è il principale, sempre parlo sempre della tastiera. E poi c'è un canale in cui faccio il Weather Report da casa mia, sempre qua, per David Lynch. Ma andate a vedere il video di presentazione e queste cose già le ho dette lì. Ciao e alla prossima!